in effetti si sono ritrovati. L'indirizzo, Piazza dei Frutti, Padova. Galeotto fu il punto elettorale di Sergio Giordani. Il pretesto, il lancio della sua campagna elettorale. Facile, segretario provinciale del PD. Massimo Bettin evidentemente non ha considerato il rischio di questo triangolo. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Un abbraccio che è rimbalzato sui social e sulle chat alla velocità della luce. E in effetti il triangolo dal punto di vista politico-elettorale sorprende. Un sorridente Bettin insieme all'ex sindaco forzista Giustina Destro e a Fernanda Saia, sorella dell'ex assessore bitonciano Maurizio. Ecco, è come se tra una decina d'anni vedessimo Bitonci abbracciato a Bianzale e Pasqualetto. E non è finita qui. Un'altra foto ha fatto discutere. È quella di Alessandra Brunetti, ritratta prima con Bitonci e poi con lo stesso sorriso con Giordani. I fedelissimi dell'ex primo cittadino, vedendo la foto del fu assessore al sociale, commentano citando Vasco Rossi, senza parole.